Questa dunque è un'iniziativa, in questi giorni si è parlato molto dell'Aquila, ci sono state anche polemiche politiche, proprio oggi il Premier ha chiamato in causa il popolo delle Cariole, ha parlato di speculazione, di politica che specula anche su questo, ci sono state naturalmente dei botta e risposta, anche la Pezzopane, il presidente della provincia dell'Aquila, ha risposto a Berlusconi, ma noi vogliamo uscire da queste polemiche, vogliamo parlare come se ne parlava anche nel servizio di quello che si fa. Di quello che si è fatto anche per l'Aquila e per aiutare l'Aquila. Per fare questo abbiamo nei nostri studi il commissario straordinario della Croce Rossa, Francesco Rocca. Buonasera. Buonasera, Rocca. Allora, intanto domani voi presentate alla stampa un bilancio di quella che è stata la vostra attività. Ma io vorrei anche un commento su questo bando di cui si parlava, soprattutto legato alle iniziative che si stanno tentando di avviare per rilanciare questa città. Beh, straordinariamente importante, non si deve dimenticare che uno dei ceti più colpiti è proprio quello della piccola impresa, i commercianti. Ricordava il servizio, sono oltre 1.000 gli esercizi commerciali che hanno chiuso nel centro storico della città. Questo ha un effetto drammatico sull'occupazione, perché oltre ai proprietari degli esercizi e ai gestori degli esercizi c'erano i dipendenti, quindi il tessuto economico dell'Aquila che si reggeva sul commercio si è lacerato completamente. Quindi è importante far ripartire l'economia, perché diversamente, per quanto poi noi ci si possa sforzare di fare interventi sociali o socioassistenziali, ve ne sarà sempre più bisogno, perché aumenta la povertà e noi questo lo dobbiamo scongiurare. Ecco, si parla tanto di questa protesta delle Cariole, di questa zona rossa in cui non si riesce a trovare, a cui non si riesce a dare una soluzione. Lei in questa zona rossa naturalmente c'è stato. Che cosa possiamo dire a questa gente che vediamo appunto appende le chiavi, protesta con le carriole, l'altro giorno addirittura con i fiori? No, beh, è un dolore che chi ha vissuto vicino alle persone colpite non, insomma, si comprende il dolore. L'importante è che non speculare sopra e spiegare bene quello che sta accadendo, perché ovviamente si parla di montagne e montagne di macerie, tonnellate, migliaia di tonnellate di macerie, e quando parliamo poi degli edifici storici, lì si tratta di fare un lavoro molto raffinato di selezione dei materiali per proprio poi poter procedere a un restauro che sia il più possibile conservativo di quella che era la bellezza dell'Aquila di una volta, e quindi è importante procedere con le tappe giuste. Probabilmente non si è compreso che all'inizio le risorse che sono state destinate sono andate immediatamente per costruire nuovi alloggi. Questa è stata la priorità. I famosi case nuove, La certo. preoccupazione nei primi mesi, e ci si dimentica che questa è stata la priorità, perché non si voleva far affrontare una nuova stagione di freddo a chi già era stato colpito in questa maniera così dura. Ora viene il momento della ricostruzione, però c'è stata una prima attenzione alla persona che è stata fortissima, e adesso bisogna lavorare con la stessa intensità con cui si è lavorato all'inizio per poter rimuovere le macerie e restituire l'Aquila alla bellezza che le è propria. Ecco, voi siete ancora lì, voi domani appunto parlate di questo bilancio, siete ancora presenti all'Aquila con unità operative? Sì, ci sono dei nostri operatori che sono presenti non proprio all'Aquila in questo momento, ad Avezzano, che è il luogo di stoccaggio di tutti i materiali utilizzati nel terremoto. C'è l'interporto di Avezzano, è stato preso dalla Protezione Civile, Croce Rossa sta collaborando, di fatto gestisce questo centro, e lì c'è tutto il lavoro di stoccaggio, di verifica dei materiali, quelli che possono essere utilizzati, quelli che devono essere scartati, le tende, le cucine, tutti i materiali utilizzati nel corso dell'emergenza. Un bilancio che appunto voi presentate domani alla stampa, com'è stato questo anno? Ormai il 6 aprile è vicino, possiamo parlare di un anno dal Beh, terremoto, o impegnativo? è stato un anno impegnativo, un anno straordinariamente impegnativo. 12.000 sono stati i volontari. Devo dire che sono tornati tutti quanti comunque soddisfatti, perché il contatto con la popolazione è stato veramente intenso. Quindi è stata una popolazione che ha arricchito i volontari e gli operatori di Croce Rossa. Domani presentiamo alla stampa quello che è stato fatto. Sul sito già oggi si può consultare tutto il lavoro che è stato fatto con i donatori, perché l'importante è anche dare conto a chi ha dato fiducia a Croce Rossa donando del denaro, sapere esattamente come questo denaro è stato investito. Certo, perché voi avete fatto da tramite, anche si è parlato molto degli SMS, di tutto un lavoro di raccolta non solo di materiale ma anche di fondi, diciamo. Esatto, beh, certo, i materiali, quelli all'inizio sono serviti, ma Stiamo vedendo proprio le immagini delle tende. poi, cioè,
insomma, c'è stato tutto il lavoro, le case di Onna, San Gregorio, poliambulatori pediatrici, cioè c'è stato un lavoro di aiuto alla ricostruzione serio, fattivo e veloce, e, però è anche importante sapere esattamente come sono state impegnate le somme. Noi su questo vogliamo dar conto fino all'ultimo euro. Ecco, tra l'altro voi mentre lavoravate su eventi come quello dell'Aquila non è che siete stati con le mani in mano a livello internazionale, perché ci sono stati episodi come il sisma d'Haiti, episodi come quello del Perù, voglio dire... Sumatra, siamo stati impegnati anche a Sumatra a settembre per quasi 2 mesi con una squadra, e abbiamo allestito un campo base a Sumatra per la Croce Rossa indonesiana. Quindi siete sempre, come dire, con un piede fuori di casa a cercare di gestire le emergenze. Da Haiti che ricordo, che aneddoto anche possiamo raccontare? Io ho visto delle bellissime immagini con dei bambini meravigliosi. Sì, il problema è che è un'aneddotica molto, molto dolorosa, perché sono decine e decine di migliaia i bambini che vivono in condizioni terribili. Peraltro ora si sta avvicinando la stagione delle piogge, quindi si sta cercando di accelerare anche la costruzione di alloggi di fortuna, perché si possa evitare che queste persone passino sotto le tende la stagione delle piogge.